Allora, inizio con un esercizio di cui ci sono 5 versioni. Quella che faccio è la caratterizzazione. Caratterizzazione della chiusura. Con le successioni. Allora, dico che ci sono 5 versioni perché quella che faccio è la caratterizzazione della chiusura, cioè dei punti aderenti, ma ce n'è un'analoga per i punti interni, per la frontiera, per gli isolati e per i punti di accumulazione. Allora, la caratterizzazione è questa, sia a contenuto in nero sottoinsieme, e sia x con 0 in punto. Allora, caratterizzazione vuol dire se soltanto se x con 0 appartiene alla chiusura di A, cioè è aderente, se soltanto se esiste una successione x con n contenuta in A tale che x con n tende a x con 0. Questa è la caratterizzazione con le successioni della chiusura, cioè un punto sta nella chiusura, cioè aderente, se soltanto se è il limite di una successione di punti di A. Detto brutalmente, un punto sta x con 0 è aderente ad A, se e solo se è il limite di una successione di punti di A. È il limite di una successione di punti di A. Questi sono quegli esercizi che bisogna imparare a fare, perché come le caratterizzazioni dell'IMSUP, come tutte le cose che abbiamo visto le volte precedenti, facciamo una dimostrazione, impariamo a fare una dimostrazione. Allora, cosa devo fare intanto? È chiaro che devo fare due cose, perché non sei solo se. Devo far vedere che se è limite, allora sta nella chiusura, e devo far vedere che se sta nella chiusura, allora è limite. Facciamo questa freccia qui. Quindi sia xn tendente a x con 0, con xn appartenente ad A per ogni n in n. Quindi ho preso un punto che è il limite di una successione di elementi di A. Dico che x con 0 sta nella chiusura. Cioè, cosa vuol dire che sta nella chiusura? Cioè che per ogni epsilon maggiore di 0, l'intervallino centrato in x con 0 intersecato A è diverso dal vuoto. Perché è diverso dal vuoto? Uno dice, grazie, questo intervallo che contiene? Contiene l'xn per n grande, e quindi contiene degli elementi di A. Per definizione di limite, questo intervallo contiene xn per n abbastanza grande, definitivamente. Quindi contiene elementi di A. Queste sono quelle dimostrazioni che bisogna ripetersi ogni giorno per una settimana finché uno non dice, vabbè, sono proprio nuovi. Adesso devo fare il viceversa. Il viceversa adesso ho per ipotesi che stia nella chiusura e voglio trovare la successione. Quindi ora per ipotesi x con 0 sta nella chiusura, cioè la cosa che ho scritto sopra: per ogni epsilon maggiore di 0, x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon intersecato A è diverso dal vuoto. Voglio trovare
una successione in A, successione xn in A con xn che tende a x con 0. Come faccio? Mi gioco questa definizione con epsilon uguale 1 su n. Quindi mi gioco la definizione. Queste sono le cose che abbiamo fatto già parecchie volte e che faremo all'infinito. Mi gioco la definizione con epsilon uguale 1 su n. Quindi io ho x con 0 qua. Mi gioco la definizione con 1 su n, vuol dire che considero x con 0 meno 1 su n, x con 0 più 1 su n. E l'insieme A cosa è in grado di fare? È in grado di esibirmi un elemento che sta in A e sta in questo intervallino. Come lo chiamo quell'elemento? X con n, quello di x con n che voglio. Ottengo, visto che stiamo nella chiusura, un elemento x con n che sta in quell'intervallino, che appartiene a x con 0 meno 1 su n, x con 0 più 1 su n, intersecato a. Ora, è ovvio che x con n tende a x con 0. Per quale motivo? Volendo per i carabinieri, perché è compreso tra x con 0 meno 1 su n, x con 0 più 1 su n. Quindi ecco trovata una successione di punti di A che tendono x con 0. Domandina, siamo sicuri che tutti gli xn sono diversi? No, anzi, potrebbe anche essere sempre lo stesso. Se x con 0 stesse in A, A può essere pigro, mi gioca sempre n, e va bene, ma è comunque una successione di punti di A. Ah, se fosse isolato, se paradossalmente x con 0 fosse isolato, sarebbe nella chiusura, quindi va benissimo, e in ogni intervallino trovo solo lui. Esiste, cioè, da un certo punto in poi, per n abbastanza piccolo, trovo solo lui nell'intervallino. Quindi mettiamola come osservazione a margine della dimostrazione. Osservazione, non serve che gli x con n siano tutti distinti. Sì. Sì. Al posto di uno su n posso mettere qualunque cosa che mi pare. Posso mettere purché tenda a zero. Dove stiamo utilizzando questo numero reale? Da nessuna parte. Questo qui vale in un contesto molto, molto, molto più generale. Infatti ci sarà un punto analisi 2 in cui rifaremo la stessa cosa in uno spazio metrico. Quindi tutto ciò vale in un contesto molto più generale. No, qui i reali non entrano da nessuna parte. Potrebbe essere irrazionali, potrebbe essere gli interi, potrebbe essere contesti infinitamente più generali. Potrebbe essere R2 invece degli intornini, considerare i cerchietti di raggio epsilon. E qua lì è l'estensione di tutti questi discorsi topologici a dimensioni successive. Per il momento il limite è definito tutte le volte che hai... Certo, ci arriveremo, però ci vorrà tempo. Cosa volevo dire? Posso sostituire 1 su n con una qualunque successione che tende a 0. Una qualunque successione che tende a 0. Adesso dico una cosa che è dura da capire. Il concetto di topologia relativa. Questo è un concetto duro da accettare,
E quindi l'idea è questa. Adesso si gioca su due tavoli. Quindi sia A contenuto in R, sia A contenuto in R, un sottoinsieme, e sia B contenuto in A, un altro sottoinsieme. Adesso io cosa voglio dire? Fino adesso abbiamo detto cosa voleva dire che A era aperto in tutto R. Adesso voglio dire che cosa vuol dire che B è aperto in A. Allora, definizione. Do solo qualche caso, ma sarebbero 5 casi. Solo qualche caso. Do il caso 1. Dico. Cioè, non è che lo dico io, è una definizione internazionalmente accettata, che x con 0 appartenente a B è un punto interno di B, interno di B relativamente ad A, e in questo relativamente ad A si gioca il concetto di topologia relativa. Cosa avrei detto una volta? Esiste epsilon? Una volta avrei detto esiste epsilon maggiore di 0, tale che x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Avrei detto è tutto contenuto dentro B. Questo vorrebbe dire che è interno a B. Adesso voglio dire che è contenuto a B relativamente ad A. Quindi, intersecato A, questo è contenuto dentro B. Voi direte, boh, cosa cambia? Fa un'enorme differenza. Questa è la grossa differenza. Ovviamente, indico con. Adesso qui non è che ci sia una vera notazione, inventiamocela un po'. Int A di B, l'insieme dei punti di B che sono interni a B relativamente ad A, che sono interni a B relativamente ad A. Allora, qual è l'idea brutale che ci sta sotto questa definizione di topologia relativa? Vuol dire che adesso le regole del gioco valgono solo in A. Brutalmente, ma non si capisce, questo brutalmente si capirà quando faccio l'esempio, forse. Brutalmente, le regole del gioco sono le stesse, ma le applico solo in A. Le regole del gioco sono le stesse, ma le applico solo in A. Le applico solo in A. Faccio l'esempio degli esempi che dovrebbe un po' illustrare cosa voglio dire. Esempio. Prendiamo A, come A prendiamo 0,2 e come B prendiamo 1,2. Chi sono i punti interni di B relativamente ad A? Capito questo e capito tutto. A abbiamo detto 0,2. Quindi questo è A. B sono i punti da 1 fino a 2. Allora, i punti interni rispetto ad A di B
1, 2. Adesso bisogna decidere gli estremi. Questa è. Allora, vediamo la definizione, vediamo se metterlo 1 o no. Decidiamo se metterlo 1 o no. Mettiamoci qui. Cosa deve succedere? Devo trovare un epsilon tra le che? Quindi B, abbiamo detto B è la parte in qua. Devo trovare un epsilon, devo trovare un intervallino tale che intersecato con A sia tutto contenuto dentro B. Ce la faccio? No, perché sforerò sempre dalla parte sinistra. Quindi 1 sicuramente no. 2, devo trovare un intervallino, capite che sforo, ma sforare fuori di A non conta niente. Gli intervallini centrati in 2, voi dite, sforano tutti a destra. Chi se ne frega? Perché a destra è fuori di A. E io vedo solo A. Topologia relativa vuol dire che le regole del gioco sono le stesse, ma le applico solo in A. Quindi se io sforo fuori di A non mi interessa niente. Quindi 2 è compreso. Questa è l'unica grossa novità. Cioè, compreso. Questo è compreso. Perché basta prendere un intervallino, diciamo, piccolo, basta prendere epsilon uguale a un mezzo e lo sforamento fuori di A non interessa. Lo sforamento fuori di A non conta. E lo sforamento fuori di A non conta. C'ho tutto questo spazio, cosa faccio in questo spazio prima di aprire l'argomento successivo? Beh, proviamo a dare qualche altra definizione. 2. Beh, diamo una definizione stupida. Dico che x con 0 è isolato in B relativamente ad A. Se cosa vorrà dire? Esiste un epsilon maggiore di 0, tale che x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Una volta cosa avrei detto? Intersecato B è uguale a solo x con 0. Adesso cosa dico? Beh, adesso intersecato... Sì, adesso questo qui, il fatto che intersechi con A, questo è inutile però. Inutile perché? È inutile perché B è contenuto dentro A, quindi intersecare ulteriormente con A, in questo caso è addirittura stupido. E va bene. Do la definizione, no, faccio l'osservazione fondamentale che è questa. Gli insiemi aperti relativamente, insiemi B aperti relativamente ad A, che sono aperti in B relativamente ad A. Sono, qualcuno riesce a vederlo? Pensiamo a questo esempio. Io chiedessi quali sono gli insiemi B che sono relativamente aperti in questo A. Adesso è difficile di fargli dare una caratterizzazione, ma è questa. Sono le intersezioni di A con i veri aperti di R. Sono tutti e soli, sono le intersezioni di A sezioni di A con i veri aperti di R. Nell'esempio 1, 2, come lo potevo pensare?
diciamo nell'esempio 1, 2 è aperto in 0, 2. Dico bene? Sì. Quindi A è aperto relativamente a se stesso. A è aperto relativamente a se stesso, esattamente. Assolutamente. A è aperto relativamente a se stesso. Nell'esempio 1, 2 è aperto in 0, 2 perché, infatti, come facciamo a vederlo? 1, 2 è uguale a 0, 2 intersecato. Questo qui è aperto in A e infatti è intersezione di A con un aperto vero. Questo sarebbe A, questo sarebbe B, questo sarebbe A e questo sarebbe il vero aperto. Perché ho fatto tutto questo discorso? Sostanzialmente per niente. Per poter fare questo discorso ora, le quattro facce della continuità. Aperto su R, senza relativo, senza storia. No, se andavo, se io prendevo 1, 2 aperto, l'intersezione non aveva 2. 1, 4 sì, 1, 27 sì. Deve essere un aperto che contiene B. E sfora un po', diciamo. Dimostrare con osservazione è un bel esercizio, no? Non è difficile, la dico a voce, dimostrazione a voce così il popolo di internet apre il video. Dimostrazione a voce. Come faccio? Per ogni punto so che c'è un intervallino che intersecato fa funzionare la definizione. Per ogni punto quindi prendo quell'intervallino e faccio l'unione su tutti i punti. Quindi unisco punto per punto l'intervallino che mi garantisce questa cosa scritta qua. Si capisce col tempo. Quattro facce della continuità. Adesso la situazione è questa: sia A contenuto in R, sia F da A in R, sia X con 0 appartenente ad A. Allora i seguenti quattro fatti sono equivalenti. Seguenti quattro fatti sono equivalenti. Sono equivalenti. Cosa vuol dire che F è continua in A? È continua nel punto X con 0. Quindi stiamo ripassando la continuità, cercando di vederla in quattro modi diversi. Cosa vuol dire che la funzione F è continua in un punto X con 0? Allora, la prima è quella che chiamiamo epsilon delta. Epsilon delta. Quindi la continuità epsilon delta, ditemi la definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0, tale che f di x meno f di x con 0 è minore di epsilon, poi possiamo metterci uguale, non mettercelo a seconda di come ci piace, per quali x? Q, definizione di continuità. Per ogni x che appartiene? X con 0 più delta, intersecato. Questa è la continuità epsilon delta. Quindi questa è la prima faccia della continuità, epsilon delta. La seconda faccia della continuità è quella che si chiama per successioni. La
continuità per successioni come funziona? Per ogni successione xn che converge a x con 0, f di x con n converge a f di x con 0. Quindi per ogni successione x con n tendente a x con 0 con x con n in A per ogni n, vale che f di x con n tende a f di x con 0. Questa è la continuità per successioni. Poi, terza definizione, con i limiti. Terza definizione, con i limiti. Con i limiti, destro-sinistro è un concetto un po' liceale. Il limite per x che tende a x con 0 è ni, diciamo, non proprio, verrebbe da dire il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Però per fare questa cosa ho bisogno? I limiti, abbiamo detto un attimo fa, si fanno se x con 0, no, si fanno i punti di accumulazione. X con 0 è obbligato a essere un punto di accumulazione? No, potrebbe essere un punto isolato. Nei punti isolati, si disse a suo tempo, la continuità è gratis. Quindi, oppure x con 0 è un punto isolato, oppure non lo è e vale questa sorta. Quindi ci sono due casi, diciamo, x con 0 è un punto isolato e allora la continuità è gratis, se no c'è questa definizione di limite. Questa è una finta definizione, sposta la polvere sotto il tappeto, perché cosa vuol dire che il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale a f di x con 0? Vuol dire che per ogni epsilon bla bla bla. Quindi questo qui è un restatement, diciamo, da poco, no? È cacciare la polvere sotto il tappeto. E infine c'è la quarta, quella che potremmo chiamare topologica. Topologica, che dice questa cosa qua: se per ogni B contenuto in R con F di scon 0 interno a B, vale che f alla meno 1 di B vale che, fatemela dire meglio, x con 0 è punto interno di f alla meno 1 di b relativamente ad A. E su questo voglio spenderci un istante, perché questa sembra analogamente, queste erano le definizioni di funzione continua in un punto. Analogamente possiamo definire, analogamente possiamo caratterizzare, possiamo dire che f da A in R è continua su tutto A, è continua su tutto A se, allora stupidamente verrebbe da dire se è continua in ogni punto di A, se continua
in ogni punto di A. Cioè, e adesso le ridico nelle quattro versioni, per ogni x con 0 appartenente ad A, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0, per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato A, vale f di x meno f di x con 0 minore di epsilon. E questa è la prima. Questo vorrebbe essere di passo. La 2 cosa dice? La 2 dice per ogni x con 0 appartenente ad A, per ogni x con n convergente x con 0 con x con n in A, per ogni n vale che f di x con n tende a f di x con 0. 3 dice che per ogni x con 0 appartenente ad A non isolato, perché nei punti isolati la continuità è gratis, vale che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. La quarta, sembrerebbe la più bella, è che per ogni b contenuto in R aperto, vale che f alla meno 1 di b è aperto. Questa sarebbe bellissima, perché dice prendo un aperto, lo tiro indietro, ottengo un aperto. Questa sarebbe molto comoda. Controimmagine di un aperto è un aperto. No. Vale che la controimmagine di un aperto è un aperto relativamente ad A, perché si va sempre a intersecare con A. Cioè, questa qui è sembra comodissima, ma c'è questa enorme seccatura del relativamente ad A. Relativamente ad A. Adesso voglio fare una delle cose più importanti, che è dimostrare l'equivalenza di 1 e 2. Cioè l'equivalenza della continuità, in realtà l'abbiamo già un po' fatto al primo semestre, dimostrare l'equivalenza tra la continuità epsilon delta e la continuità con le successioni. Questa è la, quindi dimostriamo l'equivalenza, dimostrazione dell'equivalenza. Dell'equivalenza tra 1 e 2. Quindi tra l'epsilon delta e le successioni. Anche questa è la solita storia di sempre, però bisogna imparare a fare queste solite storie. Quindi facciamo 1 implica 2. Quindi per ipotesi f di x è continua in x con 0. È continua in x con 0 alla epsilon delta. Voglio dimostrare che è continua per successioni. Continua per successioni. Cioè, x con n tende x con 0 implica f di x con n tende a f di x con 0. Questo l'avevamo fatto il primo semestre, si chiamava? Praticamente era il criterio funzione successione. Questo è quello che avevamo chiamato criterio funzione successione al primo semestre. Beh, allora è abbastanza semplice. Per ogni prendo epsilon maggiore di 0, prendo epsilon maggiore di 0, ottengo dall'ipotesi un delta maggiore di 0 tale che per ogni x appartenente a x con 0 meno delta x con 0 più delta intersecato a vale
che f di x meno f di x con 0 è minore di epsilon. Ora, è chiaro che x con n sta qui dentro per n grande, perché x con n sta tendendo x con 0. Quindi x con n definitivamente, ora x con n definitivamente, x con n sta qui definitivamente. Sta qui definitivamente, perché gli x con n stanno in A e x con n sta tendendo x con 0. Perché? X con n sta tendendo x con 0. Quindi, fine del discorso. Quindi, f di x con n meno f di x con 0 meno f di x con 0 è minore di epsilon definitivamente. Dico bene? Quindi cosa vuol dire che f di x con n, ridiciamola velocemente, cosa vuol dire che f di x con n tende a f di x con 0? Vuol dire che per ogni epsilon succede questo definitivamente. Perché succede? Passo dal delta. Perché io so che c'è un delta per ipotesi tale che se sto qui dentro, l'f di x starà vicino a f di x con 0, ma x con n sta qui dentro perché sta tendendo a x con 0. Fine del discorso. Questo è 1 implica 2. 2 implica 1 è la novità del semestre. 2 implica 1. Quindi per ipotesi f di x continua per successioni. Per ipotesi f di x è continua per successioni in x con 0. Sto registrando. Sì. È continua per successioni in x con 0. Voglio dimostrare che è continua. Voglio dimostrare che è continua epsilon delta. Che è continua epsilon delta. Cioè, che lo scrivo per l'ennesima volta perché dovrò fare un giochetto, cioè che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0, per ogni x appartenente a questo famoso x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato a, vale f di x meno f di x con 0 minore di epsilon. Ora viene il punto importante, lo faccio per assurdo. Lo faccio per assurdo. Neghiamo la tesi. Cosa vuol dire negare la tesi? La tesi è questa, per ogni epsilon. Negazione di proposizioni, lezione 1. Come si nega un mostro pieno di quantificatori? Anche senza capire niente, si invertono i quantificatori. Quindi è importante scriverlo formalmente com'è, perché così non bisogna pensare quando si inverte. Diciamo l'inversione. Esiste epsilon maggiore di 0. Chiamiamolo epsilon 0 per far vedere che è un epsilon specifico. Potrei anche chiamarlo epsilon. Però lo chiamo epsilon 0 per dire è uno bello specifico. Esiste, quantificato dall'esiste, non dal però. Poi, per ogni delta maggiore di 0, esiste x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato a, tale che f di x meno f di x con 0 maggiore o uguale di epsilon 0. Aha. Adesso faccio la cosa di sempre. Me la gioco, io ho un bel peroni sul delta. Il peroni sul delta me lo gioco prendendo delta uguale a meno su n. Ora mi gioco il peroni delta. Mi gioco vuol dire traggo vantaggio dall'avere il peroni delta. Il peroni delta ponendo delta uguale 1 su n. La negazione scritta sopra mi procura chi? E per ogni delta esiste un x. Io lo chiamo x con n. Quindi la negazione mi procura un x con n appartenente a quel rogo lì, x con 0 meno 1 su n, x con 0 più 1 su n,
intersecato ad A, tale che lo metto per fluidificare il discorso, non sarebbe necessario, f di xn meno f di scon 0 maggiore o uguale di epsilon 0. Questo è quello che mi produce la negazione. Ah, ma questa è tanta roba, perché? Perché x con n cosa sta facendo come successione? X con n sta tendendo a x con 0 ed è una successione in A che sta tendendo a x con 0, ma f di x con n se ne sta ben lontano da f di x con 0, il che nega la continuità per successione. Ora, x con n sta in A e sta tendendo a x con 0 per i carabinieri. Ma f di x con n se ne sta ben lontano da f di x con 0 e questo contraddice la continuità per successione, contraddice il fatto che dovrebbe essere f di x con n tangente a f di x con 0. Quindi quello che ho dimostrato è l'equivalenza tra la continuità epsilon delta e la continuità per successione. Perché è importante, diciamo, per esercizio verificare altre equivalenze? Queste erano le due più lontane, quindi verificate queste erano le due dure. Esercizio, verificare le altre equivalenze. Esercizio, verificare le altre equivalenze. Verificare altre equivalenze. Perché è importante avere una caratterizzazione di una stessa cosa definita in tanti modi? Perché a seconda dei casi possiamo usare quello che è più comodo per fare una dimostrazione. E l'esempio classico è questo teorema. In R una funzione continua. Ma mettiamo semplicemente una funzione. Sia G da B in A una funzione, supponiamo che G, quindi qui c'è A, disegnino da seconda lezione, qui c'è B e qui c'è R, quindi qui ci abbiamo. Forse è meglio che metta qui B, qui A, qui R, qui abbiamo G e qui abbiamo F. Voglio fare la composizione. Supponiamo che 1, G continua in x con 0, in x con 0 appartenente a B. 2, F continua dove? In g di x con 0 appartenente ad A, allora la composizione è continua in x con 0. Allora F composto G è continua in x con 0. Che via possiamo prendere per dimostrare questo? Abbiamo quattro vie, via definizione 1, via definizione 2, via definizione 3, via definizione 4. Via 2 è direttissima. Dimostrazione via 2. Via 2 vuol dire via continuità per successione. Cosa devo fare? Prendo una successione xn in B
che tende x con 0. Voglio verificare. Voglio verificare che f di g di xn tende a f di g di x con 0. Allora, per la continuità cosa dico? Per la continuità, di f in x con 0 cosa vale? Vale che dico bene? Continuità, cosa sto sbagliando? G di x con n tende a g di x con 0. Questa è la continuità. Cosa? Di g in x con 0, per la continuità di g in x con 0 vale questo, perché x con n sta tendendo a x con 0, allora g di x con n deve tendere a g di x con 0. D'altra parte questi stanno in A. Adesso ho una successione che tende a g di x con 0 in A, per la continuità di f posso fare f. E quindi in questo modo è davvero immediata. Diciamo, per la continuità, di f in g di x con 0 vale che f di g di x con n tende a f di g di x. Questo è uno dei teoremi misteriosi della prima parte del corso. Teorema misterioso, la composizione di due funzioni continue e continua. Metateorema forse addirittura, composizione di due funzioni continue e continua. Adesso è una stupidaggine con la caratterizzazione per successione. Soltanto due osservazioni finali. Osservazione, provare in modo 1, provare la dimostrazione in via 1. E soprattutto provare la dimostrazione via 4. Dico soltanto una parola sulla dimostrazione via 4. Il discorso sarebbe accattivante, anzi verrebbe una dimostrazione velocissima, perché uno cosa dice? La via 4, se uno la legge male, dice prendo un aperto, faccio alla meno 1, ottengo un aperto. Allora uno dice, piglio un aperto qui, lo tiro indietro, ho un aperto qui, lo tiro indietro, ho un aperto qui. Cortissimo. Dov'è la fregatura? Prendo un aperto qui, ottengo un aperto qui, relativamente a... Capite? È un'apparente semplicità, perché quando tiro indietro un aperto, ottengo un aperto relativamente a... Ma chi è che ci salva? Che gli aperti relativamente a sono intersezioni con veri aperti. Allora quando tiro qui indietro sto tirando indietro ancora un vero aperto. Questo è un punto nel quale non so se mai ritornerò, però se ne esce grazie a quell'osservazione che abbiamo fatto, che gli aperti relativamente ad A sono veri aperti intersecati con A. Per il momento lo lascio come esercizio, forse può darsi che prima o poi lo riprenderemo questo discorso, ma la più importante è l'equivalenza 1-2. Quella è la più importante adesso.